Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Ma penso che sia un'evoluzione normale di un processo che è stato avviato ormai da un anno e mezzo, da quando non c'è più una gestione di Rousseau, e quindi non c'è neanche la partecipazione degli iscritti nella definizione della politica, delle scelte, delle direzioni del movimento. Nell'ultimo anno e mezzo, in questa non gestione, perché poi si è voluto adattare un movimento che era basato su processi dal basso, con scelte dal basso, con indicazioni degli iscritti su tutte le scelte importanti, come era stato per il Presidente della Repubblica, come sarebbe stato probabilmente anche per l'invio delle armi in Ucraina, tutte scelte che sono state prese dall'alto, tra l'altro in modo schizofrenico, perché dichiarate in un certo modo, poi in realtà dei fatti votate con l'esatto opposto. Ma questo è successo per il supporto ad Assange a dicembre scorso, è successo per l'OGM, è successo per il gas al posto delle energie rinnovabili, tante scelte che sono state prese dall'alto in modo quasi incomprensibile, perché erano in netto contrasto col programma che era stato presentato nel 2018. Come giudica la gestione di Conte di questo ultimo anno e mezzo? Beh, penso che l'unica parola possa essere disastrosa. Io non sposo né la linea di Maio né quella di Conte. Penso che a forza di infrangere le regole che ci erano dati come comunità del Movimento 5 Stelle, oggi è difficile dire chi ne ha infrante di più. Di Maio parla di un progetto che nasce dal dialogo dei sindaci e che deve essere ricco di talenti, dove uno non vale l'altro. Lei ci vede comunque un'interlocuzione con la base in questo nuovo progetto? Ma io non vedo interlocuzione con la base da tempo. Purtroppo oggi si vedono gli iscritti, i cittadini, come qualcosa di difficile da gestire, per cui si preferisce fare giochi di palazzo in cui si cerca di prendersi a bordo magari qualche senatore, qualche sindaco, qualche parlamentare in generale, per poter pesare di più nelle logiche di palazzo. È una scissione che secondo lei può aprire nuovi spazi, nuove situazioni politiche? Beh, apre uno spazio enorme, ma questo è già stato aperto da tempo, da quando sostanzialmente il Movimento 5 Stelle ha rinunciato a coinvolgere i propri iscritti e i cittadini in generale, ed è uno spazio dell'astensione, perché il Movimento 5 Stelle è nato dall'astensione, dalle persone che erano disgustate dal dover scegliere il meno peggio. Volevano scegliere quello che effettivamente poteva cambiare in meglio questo paese, e anche coinvolgendo le migliori intelligenze di questo paese, che non necessariamente vogliono candidarsi, ma vogliono poter contribuire. Quindi questo spazio delle persone che vogliono contribuire, ma oggi non sono assolutamente coinvolte, è uno spazio sicuramente enorme. Allora,